ragazzi, eccoci tornati. Io sono Simone e come tutte le volte quando ci affacciamo sulla nostra rubrica per parlare del mondo della miscelazione, andrò a presentarvi quello che è il nostro nuovo drink della settimana. Il cocktail di oggi ha un nome che tradotto significa cavalletta. Di colore verde come un bel prato inglese, il nostro Grasshopper, così si chiama, è entrato nelle liste IBA, ABA, International Bartender Association, senza che nessuno mai lo cacciasse via. Le sue origini sono un po' incerte, ma si dice sia nato intorno agli anni 50. Qualcuno dice a New Orleans, qualcuno dice a Londra, mentre vedeva delle cavallette saltare nei prati. Il cocktail di oggi si è guadagnato nel tempo un'altissima stima, soprattutto dai palati femminili. Allora, siamo pronti per preparare il nostro Grasshopper. Andiamo a vedere gli ingredienti, che sono due liquori, due creme di liquore, una è la crema di menta verde e l'altra rigorosamente crema di cacao bianca. Poi scegliamo il nostro bicchiere. Io questo drink devo dire che da cliente dall'altra parte non devo negare che mi è stato anche servito on the rocks, però aveva il suo perché. Mi trovavo in un locale dove, diciamo, le bevute erano molto popolari e di massa e la qualità del drink non ne ha perso, ma il cocktail che andiamo a vedere, che è codificato, viene shakerato e poi filtrato in una bella coppa da cocktail. Detto questo, andiamo a vedere quella che abbiamo scelto noi. È una classica coppa, non diciamo come quella del martini cocktail, ma una coppa da sparkling, così vediamo un po' meglio le sfumature e il colore del nostro drink verde. Andiamo a raffreddarla. Ricordatevi, le ricette sono codificate, ma poi se volete un po' farle vostre potete sempre muovere l'equalizzatore dei prodotti e magari renderle un po' più snelle, un po' più dolci, un po' più cremose in questo caso, a seconda del cliente che avete davanti. Personalizziamo anche la ricetta invece che è standard per tutti. Andiamo a mettere il nostro bicchiere da parte e prendiamo l'attrezzatura. Andiamo a prendere il nostro shaker tin. La nostra mezza campana e andiamo a versare dentro gli ingredienti. Quanto ne verseremo? Prendiamo prima la crema di menta verde, 20 ml, 2 cl, 3 quarti d'oncia. Ecco qua. Fatto questo, avrete sicuramente difficoltà con i tappi perché sono due liquori molto zuccherati. Crema di cacao bianca, sempre 20 ml, 20 cl. 3 quarti d'oncia se vogliamo convertirli in questa misura, va bene? Terzo ingrediente è la panna, quindi la crema di latte. Sempre stessa quantità, 2 cl, 20 ml, 3 quarti d'oncia, ecco qua. E poi, come ho detto in altri tutorial, in altri video, possiamo andare a vedere la qualità del nostro ghiaccio, se si è formata acqua, possiamo cambiarne totalmente i cubetti e andiamo a farci la nostra bella shakerata. Ecco qua, scoliamo bene, via, prendiamo il nostro bicchiere. Scoliamo bene anche l'acqua che si è formata dal ghiaccio di raffreddamento. Prendiamo il nostro strainer e andiamo a filtrare il nostro drink. Il suo bel colore verde, ok? Naturalmente se avete paura di far cadere qualche scaglia di ghiaccio nel bicchiere, possiamo sempre andare a usare la tecnica double strain. Quindi filtriamo due volte ed evitiamo che le scaglie di ghiaccio cadano sulla superficie del nostro drink, va bene? Ok, fatto questo, non prevede guarnizione, quindi nessun tipo di decorazione, bicchiere, possiamo scegliere però di andarlo a rendere visibilmente più bello con una bella foglia di menta
oppure con del cacao in superficie, cosa che onestamente a volte chiedendo al cliente mi è stato detto e mi è stato accordato. Quindi possiamo mettere il cacao non troppo dolce, così andiamo anche a dare dell'equilibrio al drink, diciamo una mezzaluna così, e andiamo a dare una nota leggermente amaricante sulla superficie del nostro drink, che è molto dolce, va bene? Perfetto, il nostro grasshopper con il suo bel colore verde prato inglese è pronto. Non mi resta che consigliare e invitare sempre a un bere responsabile, salutandovi e rimandando il tutto al nostro prossimo video con il mio solito saluto. Enjoy!